miliardi di anni fa la nostra Terra andava nello spazio come oggi. Una ragione l'aveva mossa, ma su di essa tutto era ancora sprofondato nel buio del caos. Per noi le tenebre svaniscono col periodo carbonifero, i cui strati per accumulazione di materie vegetali sotto un clima tropicale costituiscono la maggior parte dei giacimenti di carbon fossile. A testimonianza di quest'epoca, oggi rimangono frammenti di tronchi come questo lepidodendro, vecchio di 200 milioni di anni, e nitide impronte di felci arborescenti stampate nella roccia. Trilobiti, crostacei come questo Paradoxites e pesci lasciati dal mare che allora copriva gran parte della terra. ...150 milioni di anni fa, alla fine dell'epoca primaria, vegetavano piante come queste araucarie e qualche milione di anni più tardi rettili come il lariosauro, dalla zampa stranamente umana. Megalodi dell'Ias e ammoniti giuresi di forma squisita, testimoni di un'era assai più recente, solo 100 milioni di anni fa. Ma prima che la luce illumini gli animali marini e le piante del periodo eocenico, dovranno passare ancora 50 milioni di anni. Coralli e ostriche, nautili e molluschi che nella fossilizzazione hanno perfettamente conservato l'eleganza del loro armonico disegno, ricci di mare di inconsueto aspetto, dai grandi conoclipus ai piccoli spatacei. Questi granchi, ancora intatti nella forma, giacevano su rocce che ora si innalzano a 1000 metri. Altri, impressi nella pietra, sono stati riportati alla luce con un paziente lavoro. Questo crostaceo e questo Blochius rongirostrus, dalla testa come una spada affilata, sono come questa murena mirabili esempi di come la Terra abbia voluto conservarci queste forme di un mondo scomparso. Questo pesce tropicale che pare abbia le pinne atte a volare è il platax. Specie affine a queste esistono ancora attualmente negli oceani Indo-Pacifici. Queste flabellarie sono un esempio delle piante allora esistenti e i piccoli germogli e i delicati ramoscelli sono il ricordo di una lontanissima primavera. Ancora migliaia di anni, poi, nel periodo detto paleolitico inferiore, il ghiaccio coprirà gran parte del globo, sul quale intanto accade un evento straordinario, l'apparizione dell'uomo. Pitecantropo fu chiamato quest'essere ancora vicino alla scimmia, come dimostrano le sporgenti arcate orbitali di questa calotta cranica scoperta nell'isola di Giava. E questa formidabile mandibola, detta dell'uomo di Mauer, ma in lui era la ragione. Da questi blocchi informi di selce ricavò, scheggiandoli con altre pietre, quest'arma rudimentale chiamata amigdala, che serviva nella sua robustissima mano ad uccidere animali assai più dotati di forza, come questo bisonte. Più avanti nel tempo, questo Megacerus, specie di cervo, veniva forse abbattuto con quest'altra selce più raffinatamente lavorata, detta acheulana. L'uomo osava allora attaccare ed abbattere perfino mastodonti come il Parelephans intermedius. Questo teschio, detto di Neanderthal, ci rappresenta un'ulteriore evoluzione dell'uomo. Il cranio è pur sempre primitivo, ma il cervello si è affinato. Le selci sono più abilmente lavorate, vedi questo raschiatoio reso dentellato ai bordi per facilitare la scuoiatura degli animali. E questa punta di lancia dalla linea già decisa. Ed anche gli animali più forti, come quest'orso delle caverne, dovevano cedere al nuovo dominatore. A soli 30.000 anni avanti Cristo, ecco l'Homo sapiens, rappresentato dal teschio detto di Cro-Magnon, ormai simile a noi. Siamo nel Paleolitico superiore. L'uomo viveva cacciando, forse quell'alce di cui ci è rimasto questo corno fu uccisa da questa punta di freccia. Il nostro avo utilizzava le ossa degli animali schiacciandole con grosse pietre lavorate in questa foggia per farne oggetti di utilità e di ornamento. Thank you.
Abitava in caverne simili a questa, dove al tepore del fuoco, meno assillato dalla fame o dalla paura, il suo cervello scopriva le libere creazioni dell'arte. Dapprima solo motivi ornamentali incisi nell'osso con bulini di pietra, poi figure più decisamente delineate di animali a lui quotidianamente vicini. Un alce, una testina di cavallo, un'altra curiosamente foggiata in un manico. Quindi la scultura, un'incerta figura d'uomo ed una più precisa di donna rappresentante la fecondità, a cui era dedicato un culto assai esteso simboleggiato da queste figure muliebri. Una squisita stilizzazione della maternità, dolce e gravida al tempo stesso, dalla linea diremmo novecentista. Una testolina di donna detta di Bras Saint-Puy. E ancora la Venere di Willendorf ed una piccola lucerna, al lume della quale l'uomo dipingeva sulle pareti della grotta immagini della sua vita di tutti i giorni. Cavalli bradi e bufali scatenati, animali fantastici come il liocorno, scene di caccia dove, contrapposto alle forme possenti e precise dei vari animali raffigurati, troviamo un primo rozzo disegno della figura umana, e ancora cervi al guado e tori infuriati. I secoli scorrono eternamente, questo avo del nostro bovino appartiene già al periodo detto neolitico. Cavallo e cane, gli animali più profondamente legati alla vita dell'uomo. Nasce la ceramica, vasi a bocca quadra accanto alle selci con cui furono lavorati. Asce di pietra levigata e tagliente, rifinite ormai con eccezionale abilità. Questo piccone, strumento di lavoro e di offesa, e questa punta di freccia preludono nella loro perfezione insuperabile la nuova scoperta, grande pietra miliare dell'umanità, il metallo. Siamo all'età del bronzo. Questa finalmente è una delle prime punte di lancia in metallo che furono create fondendo con arte e pazienza la nuova materia. Popoli di pescatori e agricoltori costruivano le loro case su palafitte, fiocine di vario tipo, ami poco meno raffinati degli odierni. Un'ascia in bronzo, un'altra più progredita con i bordi sollevati e rientranti, questi erano i loro strumenti. Il metallo non escludeva però i vecchi materiali, l'osso e la selce, con i quali è stato fatto questo falcetto, contemporaneo a quest'altro in bronzo, quasi simile agli odierni. Una ciotola col grano trovata tra le rovine di un villaggio incendiato, con dentro le spighe carbonizzate quasi intatte nella loro forma. Ceramiche dalle linee classiche che dimostrano quanto già si tendesse al bello, un monile d'osso finemente istoriato e spille simili nella concezione alle attuali. Ecco un rasoio di strana foggia ma tagliantissimo da ambo i lati. Infine dei monili, prime vanità muliebri. Col passare dei secoli tramonta anche l'età del bronzo e ha inizio l'ultimo atto della preistoria, l'età del ferro, mani incatenate protese verso il cielo, fibule d'ambra e corallo e ferro delicatamente incise. L'arte di lavorare i metalli si fa sempre più raffinata. Un pugnale e un cinturone su cui sono sbalzate immagini di gesta gloriose che ricordano un antichissimo e ignoto guerriero. Il coperchio di un'urna funeraria con raffigurazioni di animali fantastici già vicine a quelle della mitologia latina. Uno splendido vaso colorato e una ciotola sul fondo della quale vediamo incisi per la prima volta strani segni indecifrati, la prima traccia di una rozza grafia. La parola ha trovato la sua espressione scritta,
Da questo momento nasce la storia che tutti conosciamo, nella sua dinamica tesa verso il cielo a testimonianza della vicenda umana.